La nostra cooperativa esiste dal 1989 come cooperativa, invece come attività 1990. L'apertura è avvenuta il 2 aprile del 90. Diciamo che diciamo l'89 è stata solo la formazione della cooperativa, ma dal 90 con l'inizio dell'attività e pensando che poi alla fine non sapevamo che erano malati psichici, per noi è stato un grande colpo, cioè, beh, anche perché era la prima volta che noi vedevamo questi pazienti. E per il paese, per la comunità di Santa Capua? E diciamo che l'hanno accolta bene, però all'inizio, parlando del, tra parentesi, matto, si mettevano anche paura. Però noi abbiamo fatto dei momenti di socializzazione, di integrazione, proprio qui, nella nostra comunità, con la gente del paese, con delle feste, dei veglioni, delle sagre. Comunque facevamo la mostra ogni anno, pure qui in casa famiglia. Se girate, stanno là tutti i grandi bazar che abbiamo fatto. C'è stato all'inizio anche qualche problema istituzionale di quel sindaco nell'89, No, non si era no, contrario, questo era l'unico, diciamo, il sindaco che no? Ah, no, veramente, racconti questo fatto che il anche sindaco. perché era lui insieme, cioè il sindaco Chi era Valletta, all'epoca, il Colombo? dottor Antonino Valletta, insieme al primario Sergio Tartaglione, hanno lavorato tanto per l'apertura di questo centro. Quindi sia il sindaco che l'amministrazione comunale era d'accordo ad affidarci questa struttura, avere una convenzione con noi e quindi aprire. Speriamo che mi riesca bene perché non posso parlare, sono raffreddata. Allora, questo qua, no, si chiama Tombolo. Siamo proprio tombolo, si vende un sacco, si vende di paglia, la paglia che si usa con gli animali, per esempio quella pulita, quella del grano Gelisa, che. Sandro, Gelisa. Allora, come ho detto, si vende la paglia di granduco, di grano, quando si mette il grano, fanno la paglia, quindi si riempie questo con un sacco la paglia dentro e poi e si chiude là, no? Poi si mettono gli spilli e si mette il disegno qua. Questi disegni qua si trovano a Isernia e si devono pagare per fare questo qua, no? Ah, li comprate questi? Sì, Non li fate voi? non lo facciamo noi, lo fanno quelli di Isernia, cioè i disegnatori di Isernia. E quindi questo qua si possono fare sia con 30 piombini, con 12, 14 e 16. E i piombini sono questi. Questo qua è un centro semplice, questo qua, 12 piombini. Quando si fanno la rete qua, questo si chiama rete, quindi si progetta la stessa cosa qua, però invece di 12 ci vogliono 14 qua, 14 piombini. E quindi si procede sempre così, si inizia da qua, no? Perché vedi sta la fine e l'inizio qua. Allora si mettono due spilli qua, no? Due spillini e si procede in questo modo qua. Al momento che si gira questa parte qua, no? Si fanno le legature così e poi si mettono gli spigli di quest'altro lato qua. Quando si girano di qua, la stessa cosa. Ascelta. Velocissimo, lo vedi? 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Qua si gira così. Al momento che si arriva di qua, bisogna prendere la legatura. E si vaglia, cioè il prezzo di questo qua fatto bene, vanno da 15 euro ai 30 euro. Ma mi dicevano che ci si possono fare anche le coperte. Sì, le coperte. E quanto ci si mette a fare una coperta, la dottore? coperta, Quanto? ci vuole, a parte che ci vuole il tombolo grande, quindi secondo me 2 o 3 mesi. Un asciugamano piccola. Ma dove ho imparato a cucire l'uncinetto? Ho imparato da quando ero piccolina con la forza di volontà perché sono mancina. Ho letto i giornali, vedevo mia madre che cuciva, ho desiderato e ho imparato, ho fatto molte cose, ho fatto parecchi asciugamani e letti, copiletti. Ma da sola hai imparato? Da sola ho guardato fare e poi io leggevo e non mi potevano imparare perché ero mancina, mia madre era destorsa, non me lo poteva imparare, diceva come faccio la mano, invece.
ho letto, ho guardato e ho imparato, cominciavo i lavori da sola, li finivo senza nessun aiuto. E quindi lo fai con la sinistra? Sì, con la sinistra li faccio, sì sì. Allora, ognuno di loro ogni mattino ci sono degli orari da rispettare, colazione, prima pulizia e colazione, poi ci sono attività inerenti proprio alla struttura, no? Pulizie delle camere, cucina, bagni, sempre comunque accompagnati dall'operatore. E poi c'è il pranzo, poi il pomeriggio ci sono attività consigliate dalla nostra psicologa, e poi alcuni, vabbè, come altre attività si recano al centro diurno, poi ne parlavamo anche prima, chi va al lavoro, chi comunque ha delle attività proprio loro lavorative. All'inizio, cioè, vabbè, venivano programmate delle attività tipo settimane bianche, tipo mare, tipo altro, dove veramente dei pazienti, dove nemmeno noi operatori eravamo capaci tipo a fare le settimane, tipo sugli sci. Io in effetti ho partecipato a tutte le settimane bianche, ma non sono mai riuscita a stare sugli sci. Abbiamo avuto degli ottimi risultati con alcuni pazienti, anche con una paziente in cui aveva anche un minimo di ma proprio fisico, una gamba, lei è riuscita a stare sugli sci. Quanto la casa famiglia si trasferisce in montagna o al mare, in qualsiasi attività esterna alla struttura, sembrano che le patologie, fra virgolette, spariscono, nel senso che l'ospite fra virgolette si sente diverso da quello che è la vita routine quotidiano in casa famiglia. Cioè, tipo, che ne so, patologie del tipo delle visioni uditive, oppure sembrano che non si avvertono, anche se portiamo degli soggetti, degli utenti che hanno delle patologie abbastanza importanti, non è che portiamo soltanto quelli che hanno patologie meno importanti. Quindi il fatto che stiamo in un ambiente nuovo, in situazioni nuove, loro vengono, non si nota tanto la patologia, quindi riescono a fare le attività in un modo quasi normale, anzi ti posso dire di più, che in una gara fatta con un ospite nostra, io sono arrivato ultimo, lei è arrivata terza per esempio, eppure abbiamo fatto il corso da sci insieme come principianti e lei si è dimostrata veramente capace. O un altro caso ancora, al mare, lo stesso, abbiamo fatto i corsi di nuoto, un ospite in cui aveva paura di affrontare il mare o la piscina, al mare si è dimostrata scomparsa questa paura dell'acqua, del mare, della patologia. Io nei miei momenti di tristezza mi mettevo nella mia camera e un po' piangevo, pensavo alle cose brutte, pensavo ai ragazzi. Ho scritto queste poesie romantiche che riguardano la maggior parte dei ragazzi. E questa che vi leggo riguarda la vita qui in casa famiglia, da quando sono venuta, la mia sofferenza, da quando ho sofferto a quando sono venuta qua dentro, la mia vita. Un giorno nacque una gemella, la gente pensava che morivo, ero tanto piccola, crebbi con la mia famiglia, anche se litigavo con i miei fratelli, ero ricercata da tutti, ero intelligente a scuola, ma pensavo che i miei genitori non erano come gli altri. Un giorno partì per Como dai miei zii, lavoravo e lavoravo, poi un giorno mi ammalai. La mia vita cambiò, lottavo. Vidi l'ospedale a 18 anni e dopo 3 anni un altro ospedale a Isernia mi aspettava. Poi la casa famiglia di Santa Capito sperando di guarire. È stato un lungo turnover degli utenti oppure bene o male quelli che sono entrati da loro? Diciamo che c'è stato un centinaio di utenti dal 90 ad oggi sono passati. Però ci sono ancora alcuni che sono 21 anni purtroppo che stanno qui. Ma non perché non hanno proprio una vita familiare a casa. Cioè non sai dove affidarti, a chi affidarli. Questo succede anche nella quotidianità. Cioè il fatto che l'ospite diventa poi parte integrante poi del paese, dove vive, della zona. Che ne so, noi abbiamo un progetto ultimo che stiamo portando a compimento, è quello dell'apertura della biblioteca comunale, che è stata chiusa quasi da 20 anni, e adesso abbiamo creato un gruppo di lavoro in cui fanno parte 3-4 ragazzi del centro, cioè qua la casa famiglia, e con operatori di supporto e persone esterne, quindi si diventa
un'equipe di lavoro dove vengono integrati, ma questa integrazione succede anche nel vicino di casa, nell'alimentari, nella farmacia, in tutti, ormai sono diventati persone quasi integrate, quindi non hanno questa... Gli aneddoti sono tanti da raccontare, situazioni belle o successi o insuccessi anche, perché poi sono stati pure degli insuccessi forti, però non è che hanno cambiato più di tanto l'integrazione poi del paese, perché il paese col tempo ha capito il nostro tipo di lavoro. Che... Essere autonomi significa avere il senso della responsabilità e anche del rispetto per gli altri. Perché in questo modo comunque riescono ad andare avanti. La maggior parte dei nostri pazienti all'inizio venivano proprio dal manicomio, sia da Versa che di Nocera. Ci sono stati anche un paio che venivano dal manicomio giudiziario. Però pian piano col passare del tempo comunque si sono integrati, siamo diventati diciamo amici, perché per stare con loro dovevi essere un po' amico, perché loro vedevano le strutture come il manicomio che è stretto, allora loro comunque si sono ambientati, si sono... Secondo te come si mangia? Si mangia bene. Cosa si mangia abitualmente qua? Pasta asciutto, si mangia bene comunque qua. Io prima di tutto sono Bitocco Camillo, vengo da Tanafro. E sono il primo giorno che ho aperto la casa famiglia nel 1990. E sono 21 anni che sto qua. Si fanno attività, mi vogliono bene, facciamo le gite, lunedì andiamo al mare, mi vogliono bene, questo facciamo. A me è capitato a Parigi una volta che una nostra utente non voleva entrare in parco giochi a Euro Disney e siamo rimasti un po' così, perché poi alla fine era il fulcro del viaggio, cioè non andare lì è come se sembrava una... Allora un paio di noi siamo rimasti con lei fino a convincerla, anche energicamente, però convincerla che era una cosa bella da fare. Difatti poi alla fine siamo stati da una parte delusi, perché pensavamo che lei era la prima, una delle prime che voleva entrare, poi alla fine abbiamo cercato di lavorare un po' sul lato umano più che altro, un po' sensibilizzarla un po' di più, vedete che c'erano delle carenze riguardanti un po' la famiglia, siamo entrati un po' in questo fatto e poi alla fine è stato un insuccesso, perché potevamo stare 2 ore in più, siamo stati 2 ore in meno, però alla fine il risultato è andato a buon fine. Poi alla fine. Diciamo che la maggior parte di questi qua si sono integrati con noi e noi con loro, perché specialmente questi che venivano dal manicomio facevano paura un po' a tutti. Questo abbiamo avuto pure una bella signora che è stata 35 anni nel manicomio, era anziana sì, perché all'inizio li potevamo tenere di una certa età, però per noi era la mascotte, diciamo. L'abbiamo portata pure a Parigi, pure a 90 anni l'abbiamo portata a vedere Parigi, a Lourdes, quindi è stato un... Il ricordo è bello, però nello stesso tempo ci dà pure tristezza, che abbiamo lavorato con questi pazienti che veramente non avevano avuto niente nella vita. Investiamo a livello personale tanto, cioè appunto, i soldi che prendiamo, cioè lo stipendio, mia moglie dice sempre che dovremmo minimo prendere lo stipendio come un infermiere, noi invece prendiamo una cosa misera per quello che facciamo. E ho detto, il fatto che la gratificazione sta proprio nel vedere un ragazzo, una persona stare meglio. Cioè, secondo me si potrebbe sempre fare di più, il discorso è quello, cioè fermarsi certe volte per vedere, noi te l'ho detto, noi investiamo molto su di noi soprattutto, e il fatto di, che ne so, certe volte di trovare sia a livello burocratico, sia a livello di investimenti, sia a livello di... Si potrebbe sempre fare di più, anche perché detto, noi lavoriamo in una sociale e certe volte non veniamo neanche riconosciute per quello che facciamo, perché la realtà nostra uno bisogna visitarla per rendersi conto di quello che facciamo, perché certe volte non siamo conosciuti, tra virgolette, tanto. C'era un paziente che faceva l'orto. Ci hanno dato un pezzino di terreno, poi il padrone l'ha richiesto
e se l'è ripresa, e poi è stato tutto bloccato così. C'è stato pure qualche operatore che ha messo il suo terreno in attività e l'abbiamo fatto funzionare, insomma ci abbiamo messo qualche frutto, qualcosa, poi si è tutto bloccato, è rimasto un po' così. All'inizio stava qui dietro, poi i padroni hanno chiesto e niente di particolare. Poi ci sono gli intorni che sono proprietà private e non vogliono darci nulla, non vogliono far fare nulla.